Dopo tutta una serie di note critiche inviate al Comune di Campobasso e agli organi istituzionali di competenza, gli aderenti all'Associazione di tutela dell'ambiente Fare Verde hanno deciso di passare di nuovo all'attacco. Muniti degli attrezzi agricoli, hanno occupato da questa mattina l'area verde del Parco dei Pini, un luogo sicuramente molto frequentato dai cittadini, ed hanno provveduto a ripulirlo, soprattutto dalle erbacce cresciute a dismisura. È la seconda autoconvocazione che facciamo, ne abbiamo fatta una in ottobre, sempre grazie a Fare Verde, abbiamo piantato una trentina di piante qui nel parco che comunque è ancora della lottizzazione e quindi non è coadato a nessuno. E stamattina abbiamo deciso di fare la seconda convocazione per pulire un'altra volta da queste erbacce, perché nessuno viene a tagliarle, siccome ci vengono gli anziani, ci vengono i bambini, gente con gli animali, con i cagnolini a camminare, escono serpenti, dobbiamo dare insomma un poco di dignità a questo parco dei pini che altrimenti è abbandonato a se stesso praticamente. Ecco, una sorta di percorso per restituire alla città la sua dignità. La sua dignità, esatto, la dignità proprio, insomma ogni quartiere dovrebbe avere un parco praticamente, noi ci teniamo, abitiamo qui, siamo residenti in questa zona, vogliamo dare dignità a quest'area verde che è bellissima e finalmente si sono intervenuti per tagliare degli alberi secchi che vengono rimpiazzati da quelli che noi piantiamo, tutto sommato è un bel lavoro, secondo me è una bella giornata. Intanto, dopo alcuni esposti sempre di Fare Verde sulla pericolosità di alcuni alberi secchi, in concomitanza con l'azione degli ambientalisti campobassani, sono giunti sul luogo gli operai del comune che hanno provveduto al taglio degli alberi.